In questo periodo così difficile mostrare beni di lusso è poco delicato. Non dimentichiamoci quanto costa una Chanel. Allora. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Mi sono appena svegliata, quindi ho il viso tutto gonfio. Lasciamo perdere. Sto sorseggiando il mio. Oggi è uno skinny latte senza lattosio. Molto buono. Oggi ho deciso di truccarmi con voi mentre leggo le vostre critiche, quindi sarà un video abbastanza difficile e vi ho chiesto infatti su Instagram di lasciarmi le vostre critiche costruttive e me ne sono arrivate tantissime. Quindi iniziamo come al solito burro cacao, questo è la Dolcilabbra fragole panda, lo adoro e mi sto adorando secoli. Il brand è Alchemilla. Tanto vorrei ringraziarvi perché circa il 50% dei messaggi che mi sono arrivati mi dicevano: Nicole, non ho nulla da criticare, ti adoro. Quindi voglio ringraziarvi perché siete sempre nel mio cuoricino, insomma, siete speciali per me. Iniziamo invece con chi le critiche le aveva e come. Allora, un po' più furba, dovresti essere un po' più furba, sembri essere troppo fiduciosa negli altri, baci. Nel frattempo applichiamo il primer, questo è il The Professional versione Pearly di Benefit, è opacizzante ma comunque lascia la pelle luminosa. Allora, per rispondere a questa prima critica, penso che come tutti un po' nel mondo, anch'io ho ricevuto le mie batoste da diverse persone che pensavo fossero genuine, pensavo fossero oneste, pensavo fossero empatiche, pensavo fossero sensibili e si sono dimostrate sensibili quanto un tir in autostrada, per farvi un esempio. Sicuramente quindi mi proteggerei un pochino di più, fidandomi un pochino di meno, specialmente di chi non conosco benissimo e sono molto d'accordo su questo. Però d'altra parte sono anche nel frattempo applico anche il correttore perché andremo ad applicare un fondotinta in polvere, quindi applico prima il correttore. Questo è di Mesauda Milano, è il Magic Wand Concealer colore C10 e allo stesso tempo però sono anche contenta che nonostante io abbia ricevuto diverse batoste e diverse delusioni nella vita da parte di altre persone che appunto pensavo fossero diverse da quello che sono in realtà, sono contenta di non aver perso questa mia fiducia negli altri, perché è un po' triste se a causa delle batoste ricevute dovessimo chiuderci un po' in noi stessi e fidarsi di meno. Quindi bisogna sempre trovare quel punto sano che sta nel mezzo tra il non fidarsi di nessuno e il fidarsi troppo di tutti. Io sono una persona che inizialmente è molto diffidente quando conosce qualcuno, molto diffidente. Ma poi arrivo ad un punto in cui mi lascio completamente andare. Non è facile che io arrivi a questo punto, però ci arrivo. E quando ci arrivo, per me è impossibile, cioè nella mia mente non è concepibile che quella persona possa deludermi e che quella persona non sia davvero quello che pensavo. Per questo io ci metto tanto poi a rendermi conto, cioè devo sbattere proprio contro il muro 500 volte, nel senso che quella persona me ne deve fare di ogni, fino a quando io mi rendo finalmente conto. Quindi, da una parte sì, mi fido un pochino troppo degli altri, ma non penso che sia questione di furbizia. Penso che sia più che altro avere fiducia nel prossimo, e in ogni caso credo che tutto quello che mi succede e mi è successo abbia portato al fatto che io sia come sono adesso, dove sono adesso e come sono adesso. Quindi lo sapete, io la penso così. Quindi in realtà sì, forse dovrei un pochino fidarmi un pochino meno degli altri, però sono al contempo felice di avere ancora questa fiducia verso il prossimo che non vorrei mai perdere. Il fondotinta che vado ad utilizzare è di MAC Cosmetics, è lo Studio MAC e lo Studio Fix è in colorazione NW22, che onestamente non so se sia il mio colore, sembra di sì, sembra un po' più giallognolo in videocamera, in realtà un pochino più rosato. Adesso vediamo, non applico, mi è stato inviato questo fondotinta e di solito, lo sapete, io non applico solitamente fondotinta, applichiamo ancora un po' più di correttore sui brufoletti, non applico di solito quasi mai fondotinta in polvere, però mi va di provare questo
di MAC. Se vi ricordate, chi c'è dagli inizi del mio canale si ricorderà invece che inizialmente usavo solo fondotinta in polvere perché ero convinta che con la mia pelle mista io potessi usare solo fondotinta in polvere. Tra critica, secondo me su Instagram dovresti postare foto più spontanee senza cercare di essere sempre perfetta. E io di questa cosa onestamente non mi rendo conto, però può assolutamente essere, è proprio questo il bello delle critiche costruttive, secondo me, che magari io di alcune cose non mi rendo conto e invece potrebbe aiutarmi il punto di vista di qualcuno che mi vuole bene, perché i miei follower mi vogliono bene, quindi per questo vi ho chiesto di farmi queste critiche, perché molto spesso io imparo dalle critiche che mi vengono fatte. E non sto parlando degli haters, perché gli haters non fanno critiche costruttive perché non vogliono costruire qualcosa in te, cioè vorrebbero vederti peggiorare, cioè non hanno, come spiegarla questa cosa, non sperano il meglio per te, non ti augurano il meglio, ti augurano il peggio. Invece i follower che mi vogliono bene mi augurano il meglio, vogliono che io migliori sempre, e quindi le critiche vengono dal cuore, e quando una cosa viene dal cuore non è mai sbagliata. Quindi le critiche, che tra l'altro non sono critiche ma sono appunto consigli, che vengono dal cuore, sono sempre 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 ben accetti sul mio canale. Questo è il fondotinta, ragazzi, ditemi come vi sembra la colorazione. Secondo me non è niente niente male, forse un pochino più rosato del mio colore naturale, non lo so, però non mi sembra affatto male neanche la coprenza, onestamente. E sono curiosa di sapere se anche voi la pensate così, se secondo voi su Instagram dovrei iniziare. Ah, nel frattempo facciamo il contouring con la Sculpting Palette, la Contouring Rehab Sculpting Palette di Wycon. Quindi sarei curiosa di sapere se la pensate così in tanti riguardo Instagram. Posso provare a fare foto meno impostate, ma in realtà non me ne rendo conto, evidentemente, perché quando mi metto in posa per una foto, non lo so, evidentemente risulto impostata, però sono abituata a mettermi in posa così, quindi dovrei tipo disabituarmi. Però assolutamente è una cosa che voglio tenere in considerazione. E quindi che cosa mi consigliate? Fare foto un pochino più spontanee, anche in location un pochino meno costruite? Penso che questo sia un ottimo ottimo consiglio, e cercherò assolutamente di seguirlo. Un po' di contouring anche al naso come al solito, anche se non lo faccio mai perfetto, ma è giusto per dare un po' di ombreggiatura al naso, perché altrimenti mi sembra talmente patatoso il mio naso, talmente, non lo so, ormai sono talmente abituata a vedermi con il contouring che senza mi sembra di avere un naso gigantesco, non lo so. Altra critica, fai pochissime storie su Instagram, vogliamo vederti molto più attiva. Mi fa ridere perché io invece penso di metterne troppo e che voi vi annoiate con tutte le mie storie, quindi sono proprio prospettive diverse. Allora, blush, uso questo di Diego Dalla Palma, polvere compatta per guance numero 11, è un blush molto naturale sul rosato, e appunto io penso sempre che quello che posto magari non sia per niente interessante, e quindi mi dico, cioè, ma tipo, non lo so, magari scene con i gatti, o magari cose che vedo in giro per Amsterdam e dico, boh, ma che gliene frega alla gente? Cioè, tipo, ragazzi, l'altro giorno camminavo, ok, passeggiavo nella mia zona, anche perché non si può fare più di tanto perché è tutto chiuso, quei ristoranti, i negozi, è tutto chiuso, e quindi passeggiavo e c'era un tizio che gridava per la strada, ping pong, ping pong, ma gridava e non faceva nient'altro, camminava praticamente in mezzo alla strada, visto che non ci sono macchine, a parte qualche bici rara, e questo gridava ping pong, ping pong, e io volevo fare una storia, però in quel momento ho pensato, ma che gliene frega alla gente di vedere questo, però sono cose che magari mi fanno ridere, però non so se possano essere interessanti per chi mi segue oppure no, questo è il discorso. Questo era solo un esempio, ovviamente, però io penso sempre di postarne troppe. E di messaggi simili ne ho ricevuti diversi, di critiche del genere, che mi dicevano anche, noi vogliamo vederti fare più storie tipo vlog delle tue giornate, eccetera, però
Alcuni mi hanno addirittura menzionato Chiara Ferragni. Come fa lei? Allora, però Chiara Ferragni non fa video ogni giorno su YouTube in cui fa anche vlog, perché se io mi mettessi a fare tutti i vlog delle mie giornate su Instagram, cioè non avrebbe poi senso farli anche su YouTube. E fare video dal lunedì al venerdì mi prende tanto 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 tempo, quindi se dovessi essere sempre super presente su YouTube, e questa sono io che sono 100% onesta con voi, ok? Se dovessi stare proprio a fare tantissime storie ogni giorno e video ogni giorno dal lunedì al venerdì, probabilmente non riuscirei a prendermi dei momenti per me stessa al di fuori dei social, cosa che ho fatto poco, specialmente nell'ultimo periodo, l'ultimo anno, nel 2020, con il fatto del lockdown, eccetera, eccetera. Io mi sono dedicata tanto ai miei canali e sono stata tanto, tanto, tanto presente, e voglio sempre continuare ad esserlo e sempre di più. Però devo anche riuscire a ritagliarmi dei momenti per la mia vita, cioè per me, per frequentare altre persone, per insomma, quindi è un pochino difficile, perché io cerco di essere più presente possibile, però per il mio benessere psicofisico devo a volte anche un pochino staccare dai social e dedicarmi alla mia vita. E vi dico, per come sono fatta io e per l'affetto che ho per voi, non è una cosa semplice. Cioè, ci sono i miei amici che letteralmente mi dicono: Nicole, basta, cioè Nicole, smettila di lavorare adesso, basta. E io: ma no, devo ancora finire questo. Quindi sì, questo è il discorso, insomma. Sulla palpebra mobile vado ad applicare questa Watery Mousse Eyeshadow Waterproof di Deborah Milano, che non ha più la numerazione. È abbastanza, ce l'ho da un po' questo ombretto in mousse, ma ragazzi, è fantastico. Non ho mai trovato un prodotto che fosse neanche un pelino simile a questi ombretti in mousse. Sono metallizzati, super super pigmentati, cioè li adoro veramente. Vorrei che più brand facessero ombretti così in mousse o in crema, in gel, con questo effetto super pigmentato e super metallizzato, perché non se ne vedono tantissimi, di tantissimi in giro, devo dire. E a volte sono edizioni limitate che però poi non ritornano, come questi o come quelli di MAC, insomma. Ah, altra critica legata alle storie di Instagram. Ormai tutte le storie che fai sono sponsorizzate, basta. Mi piace questo basta. Allora, in realtà non sono tutte sponsorizzate, perché se andiamo, io adesso vado sul mio Instagram, ok, facciamolo in diretta. Allora, le storie di ieri, una storia, le casette di Amsterdam, non c'entra niente la sponsorizzazione. Poi io che vedo robe dolci, mi metto una storia e sono lì che sbavo, anche qua non esiste sponsorizzazione. Poi sempre io che vedo casette di Amsterdam e voglio farvele vedere, perché io sono talmente estasiata, talmente tutto bellissimo, che non lo so, posto queste cosine perché mi piacciono. Poi che cosa c'è? Poi abbiamo angolini di casa, perché vi faccio un po' soffrire fino a quando vi faccio l'home tour della casa arredata, ma mi manca ancora solo il balcone, ragazzi. Devo arredare il balcone, ho ordinato tavolino con le sedie e tutto, e sto aspettando che mi arrivi. Devo arrivare in 3-5 giorni lavorativi, ci sta mettendo un secolo. Comunque, poi, ah sì, poi io che ho visto che sta arrivando la neve ed ero tipo che saltavo, tipo yeah, ok. E poi ci sono io che vi dico: ragazzi, ho filmato una morning routine, sarò online domani, ci sarete, non ci sarete, vi piace il morning routine, vi ho messo il countdown, ecco. Quindi fino a qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 storie che non sono sponsorizzate, non c'entra niente. Poi, effettivamente, giusto, è vero, ci sono le storie sponsorizzate. Ce ne sono 2, 3, 4 e 5 per l'Upcare Cosmetics, e poi vi ho fatto vedere invece delle cose che uso ma non sono sponsorizzate. Per esempio il minerale di Audacité che io ho acquistato, non è una cosa sponsorizzata, ve l'ho anche scritto not sponsored, perché a volte se non dico che non è sponsorizzato non si sa,
Cioè, tante volte io vi parlo di prodotti e voi pensate che io li stia sponsorizzando e non è così. Poi, altra cosa, vi ho fatto vedere che sto utilizzando il siero di Revita Lash per le ciglia, che sta funzionando, lo sto utilizzando da un paio di settimane e sto vedendo i primi risultati. E qui, anche qui, non è assolutamente sponsorizzata questa storia, cioè non mi pagano per parlare di questo siero, ok? Ecco, altra storia, anche qui c'è, vi faccio vedere come applico il siero. E anche questa non è sponsorizzata. E poi ci sono altre due storie effettivamente sponsorizzate. E poi c'è la storia in cui vi chiedo di lasciarmi le critiche. Quindi su 17 storie, 7 sono sponsorizzate. Quindi non mi potete dire che sono tutte sempre sponsorizzate, perché non è così. Però ne faccio, non posso sicuramente. Anzi, io sono, cioè, sono sempre stata super trasparente su questo. Anche all'inizio, quando nessuno diceva che si guadagnava con YouTube, io ve lo dicevo, mi sono beccata tanti di quegli insulti, perché quando sei la prima a dire determinate cose che gli altri non dicono per paura, e li potevo anche capire onestamente, perché infatti me ne sono anche un po' pentita, no, però avete capito cosa intendo. Sono sempre stata molto trasparente su i contenuti sponsorizzati, eccetera, quindi sono, da una parte sono contenta che voi sappiate che sono sponsorizzati, perché c'è ancora chi non lo dice che ok, ma io non voglio parlare di altre persone, anche perché non sto parlando neanche di youtuber italiane, insomma, però ci sono influencer che tutt'oggi, quando sponsorizzano qualcosa, non lo dicono, quindi da una parte sono felice di essere completamente trasparente su questo e che voi sappiate quando una cosa è sponsorizzata, perché è giusto che sia così. Calcolate sempre anche che se sponsorizzo un prodotto è perché io lo uso davvero quel prodotto, altrimenti non ci lavorerei con quel marchio, come nel video in cui vi rispondevo alle assumptions sul mio lavoro, no? Ci sono tanti brand che mi contattano, ma non accetto di lavorare con tutti quanti, accetto di lavorare solo con i brand seri. E quindi questo è molto molto importante, numero uno. Numero due, cerco di non postare solo contenuti sponsorizzati, quindi proverò a pubblicarne ancora di più di altre storie che non sono sponsorizzate, però non sono tutte sponsorizzate. Questo non è vero. Adesso vado a prendere la mia Naked Ultraviolet di Urban Decay. Oggi faremo un trucco tutto sui toni del viola. E vado a prelevare, vediamo, vado a prelevare questo viola glitterato che si chiama Cyberpunk. Poi, altra critica, non ti mettere mi fa morire da ridere, non ti mettere l'illuminante sul baffo, cioè intende il, appunto, questa zona qui sull'arco di Cupido praticamente, perché sembra tu sia sudata. Ma lo sai che hai ragione, cioè a me piace l'effetto che mi fa, però dal vivo, se invece mi vedo tipo in videocamera, poi mi rendo conto che mi fa l'effetto sudato e quindi non lo metto più. Ho deciso che non lo metto più lì l'illuminante, perché dall'ultima volta che mi sono vista mi faceva veramente l'effetto sudato. Hai assolutamente ragione e devo smetterla. Adesso prendo Digital, questo marrone molto scuro freddo, e vado ad applicarlo nella piega sopra il nostro viola. Continuiamo con le critiche. Poi, impossibile, come si fa a criticarti, ti si può solo volere bene. Me ne avete scritti talmente tanti di messaggi così che vi giuro, vi voglio bene anch'io. Allora, poi, secondo me devi smetterla di usare sempre i filtri quando fai le storie, perché sei bellissima al naturale, ti ringrazio. E questa cosa dei filtri nelle storie me l'avete detta in tantissimi, quindi quando una cosa mi viene detta da così tante persone in privato, perché pubblicamente spesso le persone seguono i commenti non tanto carini degli altri, dicendo sì è vero, anche se non sanno neanche di quello di cui stanno parlando, e lo fanno solo per attirare attenzione, non lo so, pubblicamente è diverso, però quando le cose mi vengono dette in tanto, cioè quando le cose me le dite, cioè riformuliamo, quando mi dite la stessa cosa in tanti e lo fate in privato, ci do molta più importanza, quindi in questo caso penso che abbiate ragione.
Però vi posso dire la verità, tutte le influencer che seguo lo fanno e voi mi direte: Nicole, ovviamente tu non devi fare quello che fanno gli altri. E avete assolutamente ragione. Quindi cercherò di usare meno filtri, però quando, allora, specialmente quando sono struccata, no? Magari vi faccio i video di skincare. Io sono completamente struccata con le luci del bagno che sono sempre artificiali e quindi non vieni benissimo. Voi mi dite: Nicole, sei bellissima comunque, io vi ringrazio. Però io non è che mi vedo bellissima comunque cioè con quell'illuminazione senza trucco, con tutte le ombre, ok? Perché luci dall'alto, con tutte le ombre, eccetera. Però avete assolutamente ragione nel dirmi: Nicole, ma che senso ha che ci fai video di skincare se poi non si vede la pelle effettivamente nelle storie? Quindi avete assolutamente ragione. Io calcolo sempre così. Io calcolo sempre che voi comunque mi vedete struccata, cioè anche all'inizio di questo video mi avete visto struccata senza nessun tipo di filtro. Oppure nei vlog, ci sono vlog in cui filmo per 40 minuti e non sono assolutamente truccata. Quindi in realtà io penso sempre: ok, se magari nelle storie uso qualche filtro, poi mi vedete in ogni caso struccata. Quindi se magari non mi vedete struccata proprio su Instagram, mi vedete comunque struccata molto spesso su YouTube. Quindi penso che comunque la mia pelle si veda com'è, però cercherò, visto come l'avete detto veramente in tanti, cercherò assolutamente di usare meno filtri quando vi faccio le storie di skincare e soprattutto cercherò di usare in caso filtri che non sono così evidenti, insomma, che mi cambiano il viso così tanto. Poi vado ad aggiungere un po' di cyberpunk anche sopra il colore che abbiamo appena applicato per renderlo un pochino più viola, perché lo vedo molto marrone e molto scuro ma poco viola. Poi arriviamo ad un'altra critica, anche questa bella pesantuccia. In questo periodo così difficile mostrare beni di lusso è poco delicato, non dimentichiamoci quanto costa una Chanel. Allora, nel frattempo applico l'ombretto sulle ciglia inferiori e vado ad applicare questo viola glitterato più scuro, si chiama Purple Dust, e ci ho riflettuto molto su questa cosa perché è molto difficile per me, per quanto riguarda i video haul e appunto le borsette di lusso che vi faccio vedere, le cose costose, eccetera. Perché? E vi spiego perché è difficile per me. Perché un grosso 75-80% di chi mi segue mi chiede sempre di fare video del genere. Sempre. E sono quelli che hanno più visualizzazioni, quindi le persone vogliono vederli. Io molto spesso, più che concentrarmi sui commenti che mi vengono fatti, mi concentro sul numero di visualizzazioni dei video, perché è così che capisco quali video voi volete vedere e quali invece no, perché non li aprite proprio. Perché non sempre perché spesso c'è una dissonanza tra quello che mi viene detto e i video che poi effettivamente fanno più visualizzazioni, che sono quelli che la gente vuole vedere. Perché se quando vedi un titolo e vedi che è un video e tu lo apri e te lo guardi, perché anche il watch time di quei video è molto molto buono, significa che chi li guarda sta appiccicato allo schermo dall'inizio alla fine, io da questo vedo che effettivamente invece video di questo genere le persone che mi seguono li vogliono vedere. Forse perché comunque è una tipologia di video che io ho sempre fatto, anche se mi sono costruita da sola la carriera che ho e tutto quello che ho arriva dal mio lavoro. Quindi piano piano ho sempre magari acquistato cosine un pochino più costose, mi sono tolta diversi sfizi, eccetera, pur non dimenticandomi che io non sono le cose materiali che ho. Lo sapete come la penso. Io do l'importanza che do la giusta importanza alle cose materiali, niente di più. Comunque, io appunto ricevo questi commenti che mi dicono: è indelicato e non dimentichiamoci quanto costa una Chanel, che hai perfettamente ragione. Però d'altra parte sono i video che mi vengono più richiesti
e sono i video che sono più visti, perché non solo, anche qui molto spesso mi dicono: ma Nicole, le visualizzazioni che facevi anni fa, ragazzi, le visualizzazioni crescono negli anni, per questo spesso si va a vedere video miei di 6 anni fa e hanno milioni di visualizzazioni, perché quelli che io faccio oggi, tra 2-3 anni, anche questi avranno tantissime visualizzazioni. Per questo, per dirvi che anche nel tempo crescono tantissimo le visualizzazioni dei video haul, o comunque i video delle mie borse, la bag collection, per esempio. La bag collection, anche se ne ho fatta una non lo so quanto tempo fa, comunque mi viene costantemente richiesto di fare l'update, quindi è difficile per me, perché da una parte mi viene detta una cosa, dall'altra invece mi viene detta un'altra cosa. Io parlo di Shi Glam, ok, dei trucchi di Shein che sono super low cost cinesi, allo stesso modo in cui parlo di, non lo so, di Benefit o di una borsa Chanel, ok? Io sono comunque contenta di farvi vedere le cosine nuove che ho, e questo è condividere sui social per me. Se io condividessi solo cose di Zara e di H&M, ok, vado avanti, nel frattempo vado a sfumare il trucco. Se io condividessi solo cose di H&M e di Zara, sarei la persona più ipocrita del mondo, perché che senso avrebbe andare ad acquistare da Chanel e poi a voi dire: oh ragazzi, io acquisto solo Zara, e questa è la mia borsa ed è di H&M, e poi magari mi incontrate e vedete che in realtà ho le borsette di Chanel. Cioè, non avrebbe senso, e io non voglio essere così. Preferisco essere onesta con chi mi segue e pensare: ok, se qualcuno questo video lo vuole vedere, lo apre, anche perché i video haul sono tutto tranne clickbait, cioè si vede proprio cos'è, e quindi penso: ok, cerco di soddisfare tutti ma è impossibile, quindi io faccio quello che mi piace fare, mi piace condividere, voglio essere onesta e farvi vedere effettivamente le cose che ho e le cose che acquisto, senza paura di giudizi o critiche, perché è molto difficile fare l'influencer senza farti condizionare dai giudizi e le critiche, ma cerco di farlo sempre, di fare quello che mi sento di fare e non quello che gli altri mi dicono che dovrei o non dovrei fare, non solo nel lavoro ma nella vita, non solo sui social ma nella vita. E quindi io ci tengo ad essere spontanea e vera, e quindi quello che vi faccio vedere sono le cosine che acquisto effettivamente. Appunto, se poi c'è chi si sente offeso da questa tipologia di video, ed è una cosa che mi dispiace molto, perché io non li faccio per offendere nessuno, perché non mi sento meglio di nessuno se ho una cosa materiale. Mi è stato insegnato che non è così che è la vita, quindi se qualcuno si sente offeso da questa tipologia di video mi dispiace molto, perché non è il mio intento, però posso solo consigliare di non aprirli, perché invece c'è una grossa fetta di follower che li vuole vedere. Poi, sempre dalla mia palettina, vado a prelevare Trippin, il colore più chiaro nude, lo stendo sotto il sopracciglio. Lo stesso colore illuminante vado ad applicarlo anche nell'angolo interno. Altra critica, senza offenderti, ma a volte ripeti le stesse cose più volte nel corso del video. Smile che ride. Allora, e può essere, non me ne rendo conto, ma me ne rendo poi magari conto nel montaggio. Però se ripeto una cosa più volte, perché o magari aggiungo un dettaglio, perché non lo so, voi che cosa ne pensate? Forse dovrei farci più attenzione, perché effettivamente non ha senso dire una cosa e poi ripeterla, perché se uno vuole andare a risentirla può sempre tornare indietro nel video, quindi effettivamente hai ragione e dovrei starci effettivamente più attenta, anche perché è una critica che mi è arrivata non solo una volta, quindi anche qui, se una critica mi arriva più volte, un fondo di verità c'è se mi viene fatta in privato. Altra critica, a volte metti troppa terra. È vero, me ne sono resa conto anch'io, me l'avete detto voi, ma me ne sono resa conto anch'io da quando me l'avete detto, e quindi adesso cerco di andare un pochino più leggera, sia con il blush che con la terra. Ve lo dicevo anche nello scorso video, ma avete ragione, quindi sto un attimino facendo uno step back per quanto riguarda il contouring. Poi, come eyeliner, vado a stendere questo di NYX Cosmetics, questo è il Love Lust Disco
Epic Incliner. Altra critica, Nicole, fai vlog più lunghi. Questa è l'unica critica costruttiva che posso farti, TBB. Grazie tesoro. Allora, e anche qui è difficilissimo, perché quando vi dico io cerco di soddisfare tutti, ma è impossibile. Qui ho tre quarti delle persone che mi dicono devi farli più lunghi, un quarto di persone che mi dice Nicole, fai video troppo lunghi, io non riesco a guardarli tutti, devono essere 10 minuti. Allora, anche qua è molto difficile, perché io non so, e quindi che cosa faccio? Ho deciso di fare i vlog così come mi escono. Se ho cose da farvi vedere che mi piacciono, o scene carine, o cose che vi voglio dire, i vlog saranno più lunghi. Se invece è il contrario, i vlog saranno più corti. Quindi, siccome non riesco ad accontentare tutti, cerco di fare quello che mi viene spontaneo fare, che ho imparato nella vita, è sempre la cosa giusta. Matita nera, uso quella di Victoria Beckham, che è fantastica, ve ne ho parlato anche nel video sui miei preferiti del 2020 ed è super super consigliata. Altra critica, a volte sei troppo diplomatica, nella vita fa bene arrabbiarsi. Bacio, fantastico. Allora, sono troppo diplomatica, beh, una cosa è su YouTube, una cosa è nella vita reale. Non vi preoccupate che, anzi, prima di applicare il mascara, applicherò il Lash Freak di Urban Decay, è uno dei miei mascara preferiti in questo periodo, ragazzi, l'ho scoperto, è fenomenale. Prima piego le ciglia. Devo dirvi che nella vita ho imparato a mandare a quel paese le persone che se lo meritano e a toglierle completamente e per sempre dalla mia vita. Però, se vi devo dire, appunto, non penso che arrabbiarsi faccia tanto tanto bene. Io preferisco... non sono una persona impulsiva, nel senso che mi arrabbio e ho questi... no. Quando decido di, appunto, chiudere un capitolo, perché per qualsiasi tipo di motivo, non mi arrabbio, semplicemente pondero molto, ci penso molto, e quando decido di allontanare una persona dalla mia vita, semplicemente non mi arrabbio, cioè l'allontano e basta. Non so perché, ma sono fatta così, e piuttosto che avere scontri che non hanno senso e non portano niente di buono, perché non è che arrabbiarsi faccia così tanto bene alla salute. Io semplicemente in silenzio dico quello che penso, ok? Ma non mi arrabbio, lo faccio normalmente. E se anche una cosa mi fa arrabbiare, cerco di esternarla a parole, però ragionandoci su, non facendomi prendere appunto dalla rabbia. Perché comunque la rabbia, se vi devo dire onestamente, è un sentimento che non mi appartiene. Non lo so, ho fatto un discorso molto lungo e contorto che spero abbia avuto un senso, ma non fa parte di me arrabbiarmi, e sicuramente non lo farò mai su YouTube, perché quando mi capita di vedere, e non parlo di nessuno in particolare, vi prego, perché poi si fanno nomi e io onestamente non ho in mente nessuno in questo momento, però quando vedo influencer, ok, che fanno video in cui si arrabbiano con altre persone o altri influencer, a me sa tanto di poca professionalità, posso dire così, mi sa tanto di superficialità, poca spiritualità, non so bene come descriverla questa cosa, però non è una cosa che fa parte di me, non mi piace. Ci sono persone che l'hanno fatto anche con me, che hanno cercato di creare polemica con me, sperando che da parte mia arrivi una risposta, ma io non sono così, io non le faccio queste cose. Su di me non attacca, non ha mai attaccato e non attaccherà mai, perché non fa proprio parte di me. E come ci comportiamo noi è sempre nostra responsabilità. Non sono mai gli altri che ci fanno dire, ci fanno fare. Quello che noi facciamo, quello che noi diciamo, è nostra responsabilità. E per quanto mi riguarda, la mia integrità è questo. Non faccio queste cose, non mi arrabbierò mai nei video, a meno che non si tratti di una candid camera, non lo so. Ma non fa proprio parte di me. Per le sopracciglia vado ad applicare la matita di She Glam,
che mi è piaciuta un sacco da quando ho scoperto, si chiama Skinny Brow Pencil. La colorazione non c'è, quindi non me la ricordo, perdonatemi. Suppongo light brown, una cosa del genere. Poi, secondo me, dovresti fare più video che piacciono a te e non tutto ciò che ti chiedono i follower. I love you. Grazie tesoro, I love you. Allora, sì, e questa cosa l'ho menzionata qualche video fa, perché in questa pausa che ho fatto durante le feste natalizie, insomma Capodanno, ho riflettuto molto sul fatto che io cerco tanto di accontentare gli altri nella mia vita, ed è una cosa che ho fatto e faccio anche su YouTube. Quindi mi sono e mi sto impegnando nel fare cose che mi piacciono di più, cosa che non sempre va a combaciare con quello che mi viene chiesto, ma anche qui penso che si tratti di trovare un equilibrio tra quello che mi piace fare e quello che le persone vorrebbero vedermi fare, se capite quello che intendo. Cioè, devo trovare un equilibrio tra i video che voglio fare io e i video che invece mi vengono richiesti, che a volte le cose appunto combaciano, vanno a braccetto, e quindi è perfetto in quel caso. Però a volte ci sono magari video che io non ho voglia di fare, tipologie che magari non mi va tanto, magari in quella giornata non mi va di farli, e magari in passato cercavo di sforzarmi in ogni caso, però mi sono resa conto che, essendo il mio un lavoro creativo, è meglio lasciarsi trasportare appunto dalla creatività e da quello che mi va di fare in una determinata giornata. Quindi hai sicuramente ragione su questo, e penso stia trasparendo un pochino di più questo cambiamento, visto che sto facendo anche molti più video di make up. E tra l'altro un'altra critica, non ho fatto lo screen, non so perché, ma un'altra critica che mi è arrivata spesso è: fai pochi video, fai pochi contenuti legati al make up. E quindi, visto che sto appunto cercando di seguire di più la mia creatività e fare quello che mi va di fare, sto appunto facendo più video di make up, se ve ne siete resi conto, spero che vi faccia piacere. Adesso ci mancano soltanto le labbra, e ho deciso di utilizzare, se lo trovo, c'era, eccolo, il rossetto liquido di Mesauda colore Pavlova, che è un bellissimo rossetto opaco colore nude rosato. Ultima critica per oggi, perché magari se questa tipologia di video vi piace potrei riproporla in futuro, se avrete tante altre critiche. Altra critica è: la tua postura non è delle migliori. E mi fa ridere questa cosa, perché la ragazza che ha fatto questa tipologia di video, una ragazza inglese che vive a Parigi, insomma, non è una youtuber, è più una blogger, però ho visto che ha fatto questo video, ho pensato che potesse essere interessante. Anche a lei l'hanno detta questa cosa, mi fa ridere perché anche lei ha confessato effettivamente di saperlo questo, e quindi, ecco fatto, non riuscivo ad applicare il rossetto e parlare allo stesso tempo. Anche lei l'hanno detta questa cosa, e vi devo dire che io lo so di non avere una postura perfetta, perché ho un pochino di scogliosi e ho anche un'iperlassità legamentosa, quindi i miei legamenti sono molto molli, io sono molto elastica, e questo mi aiutava tantissimo quando facevo nuoto sincronizzato, perché ho fatto la spaccata tipo in 3 settimane, entrambe le spaccate, e riesco a... sono molto snodata, ok? Però per quanto riguarda la postura, questo non mi aiuta, perché io quando sto seduta tendo a non star dritta con la schiena, ma praticamente mi appoggio un po' su me stessa, e questo è dovuto al fatto che, uno, appunto, ho questa iperlassità dei legamenti, ed è assurdo perché anche questa blogger ha lo stesso problema che ho io, ma il muscolo che ho sulla schiena non è un muscolo forte. E quindi anche per questo tendo a... quindi sono due i fattori che mi portano appunto a non avere una postura perfetta, anche il fatto di essere molto alta. Io ho passato tutta la mia vita praticamente con amiche molto più basse di me, e per me, quando ero tipo alle superiori, inizio superiori, era un po' un complesso.
perché voi immaginate che io già in terza media ero la più alta della classe, più... no, solo una mia compagna era più alta di me, che adesso lei ha tipo oltre 1,80 m, però ero più alta anche dei ragazzi alle medie, poi loro sono cresciuti tantissimo alle superiori, io no, però io già alle medie ero alta 1,77 m e potete immaginare quante insicurezze questo ha creato in me, che ero la più alta parecchie, e quindi tendevo un po', anche senza rendermene conto, secondo me, inconsciamente, a un po' ad incurvarmi per abbassarmi. Non ha senso veramente, perché noi dobbiamo accettarci per quello che siamo, perché siamo talmente speciali, siamo unici in tutto l'universo, non esiste nessuno uguale a noi, e dovremmo, io l'ho capito dopo però, e dovremmo accettare e dovremmo celebrare, dovremmo essere fieri delle differenze, perché sarebbe veramente noioso se fossimo tutti uguali a questa terra, no? Però sì, appunto, è dovuto anche a questo la mia postura, quindi anche qui hai assolutamente ragione. Ok, avevo tantissimo rossetto sui denti, ma l'Invisalign è così, quindi questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi. Un trucco tutto sui toni del viola che fa risaltare tantissimo gli occhi chiari. Spero che vi sia piaciuta questa mia idea di fare un video, appunto, combinando il make-up con le vostre critiche costruttive. Vi ringrazio appunto per tutte le critiche che mi avete mandato e mi scuso se non ho menzionato tutte quante, ma siete davvero davvero in tanti, quindi... Anzi no, mi sono ricordata adesso che devo fissare il mio make-up, ragazzi. Vado ad utilizzare Hangover 3 in 1, lo spray. Ok, adesso sì che abbiamo finito, adesso sì che il trucco è completo. Quindi grazie ancora mia family, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, il trucco e tutto quanto sotto nei commenti. Io vi mando un bacio grandissimo e come sempre vi abbraccio forte 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 fortissimo. Vi aspetto domani sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!